Siamo a Villa Santa e abbiamo con noi l'assessore Andrea Zorloni, assessore all'innovazione. Com'è nata l'idea di dare la Wi-Fi al vostro comune? L'idea del Wi-Fi ai cittadini nel comune di Villa Santa è un'idea che ha radici lontane. Sono partite, infatti, questo devo darne parte del merito, all'amministrazione precedente che ha iniziato parte di questo lavoro. Io ho creduto molto in questo progetto, ci ho investito questi ultimi anni andando praticamente a mettere in piedi tutta l'infrastruttura che abbiamo in questo momento e che ci porterà ad avere tutta Villa Santa coperta. Il servizio consentirà ai cittadini di navigare gratuitamente su internet e soprattutto di avere l'accesso al portale del comune. Attraverso il portale del comune ci sarà la possibilità di avere visione della cartella del cittadino, quindi ogni cittadino con la CRS potrà accedere e fare le richieste di quelli che sono tutti i documenti che si possono fare all'ufficio relazioni col pubblico. Potrà richiedere certificati, potrà controllare la propria posizione contributiva, calcolare eventuali tasse e contributi, potrà pagare, potranno fare tutte le operazioni che oggi vengono fatte soltanto attraverso l'ufficio relazioni col pubblico. L'altra cosa che vogliamo fare è quella di dare una connessione sicura ai cittadini, connessione attraverso la quale potranno navigare liberi da quelli che possono essere gli attacchi di virus o il phishing, che è il furto delle credenziali, e soprattutto poter dare ai minorenni, ai bambini, una connessione protetta che non permetta l'accesso a siti che non sono propriamente etici o legali, oppure che hanno contenuti che non sono adatti a un pubblico di bambini e adolescenti. Allora, il costo per i cittadini è stato semplicemente il costo dell'infrastruttura. Per quanto riguarda la parte di connessione, abbiamo l'utilizzo della connessione che già è presente in comune e che porta già le connessioni alle scuole e a tutti gli edifici pubblici di Villa Santa.